Buongiorno a tutti, scusate del ritardo che è dipeso da purtroppo delle situazioni improvvise, però ritengo che noi operatori sociali siamo messi alla prova ogni giorno con le variabili che cambiano in continuazione. Io sono la presidente dell'associazione Solimai, capofila di questo progetto insieme ad Arci Ragazzi Taranto e Arci Crispiano. È un progetto che percorreremo per circa un mese, faremo un percorso di formazione che ha tre obiettivi principali, che è la riqualificazione urbana partendo dalle persone, l'educazione rivolta ai giovani e agli adulti e poi c'è questa parte imprenditoriale dove ci saranno infatti anche Valerio Luterotti che ci darà proprio delle indicazioni come fare impresa sociale. Ci saranno diversi docenti, però vedo che avete ricevuto la cartellina dove troverete tutto il materiale relativo a questo corso, anche perché non voglio rubare altro tempo ai docenti di oggi, che sono Franco D'Angella e Roberto Camaringhi. Sono venuti da Torino e ci aiuteranno a capire meglio quelle che sono le dinamiche che avvengono proprio in campo sociale, perché Franco D'Angella è un collaboratore storico della rivista di Animazione Sociale e Roberto Camaringhi invece è il capo redattore della rivista. Io lascio la parola a Franco D'Angella, mi scuso nuovamente con il docente per questo ritardo di apertura dei lavori, però speriamo di recuperare. Sì. Adesso Roberto è andato. Sì, sì. Roberto è andato a stampare. Allora, vabbè, intanto iniziamo perché visto che voi è da penso da un po' di ore che siete qua. E anche a me dispiace di questo disguido, ma vedremo in questo momento di recuperare. E, beh, innanzitutto appunto vi confesso che cercheremo di organizzarlo insieme queste due giornate, nel senso che per me è una situazione abbastanza anomala perché non sapevo chi fossero i partecipanti, quindi come dire, in questo momento diciamo è una costruzione in qualche modo attiva. Il titolo di abbiamo pensato queste due giornate di impostarle su cosa vuol dire animare in questo senso un territorio, attivare in qualche modo un territorio, quali processi sono necessari per attivare un'animazione socioculturale nel territorio. Per fare questo utilizzeremo in questo momento delle modalità attive come in questo senso tipico dell'animazione. Ecco, una prima diciamo modalità, un primo punto per attivare come dire, un territorio è costruire il gruppo di attivazione. Quindi dal punto di vista, diciamo un po' il metodo che useremo noi in queste due giornate è quello di sperimentare noi direttamente l'attivazione, quindi sarà un seminario di due giornate molto attivo più che in questo senso di lezioni frontali e in base in qualche modo alla metodologia un po' tipica anche della ricercazione faremo delle cose insieme e poi nel farle proveremo in qualche modo a concettualizzarle, quindi utilizzando una modalità laboratoriale come in questo titolo. Quindi diciamo il metodo che perseguiremo è un metodo molto attivo, ecco, tipica dell'animazione. E diciamo nel mettere in campo le azioni poi faremo una meta-riflessione per trasferire, trasformare queste azioni in orientamenti metodologici, quindi che possono essere da voi utilizzati poi nelle iniziative che porterete avanti.
Allora, un primo, in un certo senso, punto cruciale di qualsiasi processo di attivazione di un territorio, qualsiasi territorio esso sia, quindi intendendo per territorio un contesto sociale, quindi dove abitano dei soggetti, delle persone in un, con una storia, con diciamo una delle relazioni tra di loro, il primo punto è quello di costruire il gruppo che diventa attivatore del territorio. Cioè dobbiamo in questo momento dedicare un po' di spazio, un po' di tempo alla costruzione del gruppo e quindi in qualche modo, in un certo senso, presentarci tra di noi dicendoci due aspetti fondamentali, un po' perché si è qua, cioè che cosa in qualche modo uno, qual è l'attesa, l'aspettativa, il, o l'interesse che in qualche modo è qui in questo contesto, quindi qual è l'attesa, l'aspettativa, e anche la seconda, diciamo, secondo accorgimento è quali, che cosa lui sente di poter o lei sente di poter portare al gruppo. Quindi diciamo, da un lato è il perché si è, ma allo stesso tempo anche però che tipo di risorsa pensa di essere per il gruppo, che attenzione, quindi che può essere, nella mia vita faccio fotografo e quindi penso di poter portare come risorsa la mia competenza nel fare fotografie, oppure nella mia vita sono, che ne so, mi occupo di conduzioni di gruppo, quindi io posso in qualche modo portare la competenza della conduzione di gruppo, oppure so cantare, so, cioè, e via dicendo. Quindi diciamo il primo focus sarà quello di costituire un gruppo, il gruppo degli animatori o degli attivatori di ricerca, e diciamo un gruppo si costruisce tenendo insieme queste due variabili, cioè l'interesse, il perché e le risorse a disposizione. E quindi questo dedicheremo sostanzialmente un'oretta di tempo e più a costruire questo gruppo di ricercatori. Il secondo passaggio che faremo un po' insieme è la visualizzazione del contesto dove noi pensiamo di agire, quindi il territorio della nostra azione, no? Nel senso che pensiamo, se abbiamo capito bene, che il territorio sia questo, quindi faremo, cioè questo del quartiere Paolo VI, e quindi faremo un'azione di ricognizione del contesto del territorio. E questa ricognizione verrà fatta in maniera interattiva, cioè agita, nel senso che appunto utilizzeremo i cellulari, e adesso vedremo se riusciremo a utilizzarne di più di 5 cellulari, sia per riprendere, ma sia per fotografare, sia anche per intervistare. Quindi faremo una vera e propria discesa sul campo del territorio, del quartiere Paolo VI. Certamente per fare una discesa del campo dobbiamo metterci, ci divideremo in gruppi, per decidere un po' che cosa ci interessa sapere, quindi faremo un vero e proprio, diciamo, una mini inchiesta, ecco, diciamo, chiaramente tenendo conto che qui noi in queste due giornate simuleremo e come diciamo un po' tutti i contesti di formazione faremo delle cose molto accelerate, non è che diciamo entreremo più di tanto in profondità, ma diciamo in queste due giornate faremo un percorso molto, diciamo, veloce su cosa vuol dire attivare un territorio. Quindi diciamo una prima parte di costruzione del gruppo, una seconda parte sarà quella del conoscere il contesto, e una terza parte individuare quali sono gli obiettivi specifici delle azioni. Quindi dopo voglio dire, aver fatto, analizzato i vari
le interviste, le videoriprese, le fotografie, cercheremo di mettere insieme le risorse di cui noi siamo in dotazione, cioè le nostre risorse che abbiamo dichiarato prima, con quelli che sono il contesto e con le azioni possibili all'interno del contesto. Ovviamente anche utilizzeremo nella messa a fuoco del problema una metodologia specifica di un gruppo di decisione, quindi in qualche modo dovremo poi decidere certamente è una decisione simulata, cioè non è che poi dopo di fatto, e allora sarà interessante anche tra di noi confrontarci sul gruppo di decisione. La quarta, azione sarà una progettazione della decisione azione che abbiamo in mente, e poi chiuderemo le due giornate. Quindi, quello che abbiamo pensato è proprio una simulazione, proprio nell'ottica del laboratorio, una simulazione di un processo di attivazione del territorio. Questo seminario sarà co-condotto da me, appunto, Roberto Camarlinghi, quindi condurremo queste due giornate. Questo è più o meno un po' il canovaccio delle due giornate. Ora, partiamo con il primo punto, che è quello della messa a fuoco quindi della presentazione di su che risorsa è, cioè quindi che competenze può portare, che conoscenze. Per esempio, il fatto che sono le persone che conoscono questo territorio è una conoscenza rispetto, per esempio, a me che non conosco. E questo ci serve per fare una mappatura del gruppo. Allora, parto io, quindi sono Francesco D'Angella. Come si è stato detto, collaboro da molti anni con la rivista Animazione Sociale, ma la mia attività poi professionale principale è quella di su due fronti. Uno è più sul versante della consulenza organizzativa, cioè tutto quello che concerne l'organizzazione di un servizio, di un progetto, di un'azione del territorio, nel senso che io ho una formazione psicosociologica, quindi che mette insieme le dimensioni individuali con le dimensioni un po' sociali. E poi un'altra attività poi prevalente è quella della ricerca con gli operatori. Quindi in questi anni, se qualcuno di voi ha avuto modo di leggere la rivista Animazione Sociale, abbiamo portato avanti tutta una serie di riflessioni più sul territorio. Per quanto riguarda, l'animazione, io ho seguito ultimamente un po' di meno, però quello che concerne tutti i progetti di sviluppo territoriale, quindi di azione, riattivazione di territori, di aree di Torino o anche di altre città, in cui, come qui in questo territorio, si tratta di mettere insieme risorse, competenze e conoscenze per rigenerare un territorio, soprattutto questo dal punto di vista della metodologia, cioè di cosa vuol dire lavorare sul territorio. A questo punto magari dice due cose Roberto di sé, e poi dobbiamo fare questo lavoro proprio di presentazione del perché e le risorse. Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Roberto Camarlinghi, vi ringrazio di questo invito che appunto ci è stato fatto. Io lavoro alla rivista Animazione Sociale, sono vice direttore di questa rivista che è questa qua, non so se qualcuno di voi la conosce già, è un mensile che nasce nel 1971 a Milano,
all'Istituto Copernico Salesiano, dove ha studiato anche Berlusconi, ma non c'entra nulla con... Non ci sono nessi al di là di questa coincidenza, perché purtroppo ha studiato... E lì appunto c'era questo sacerdote salesiano, Donaldo Ellena, che è stato uno dei maestri dell'animazione socioculturale nel nostro paese. È colui che ha portato appunto all'interno del nostro paese, così quelli che sono poi i principi dell'animazione socioculturale, che è un approccio ai problemi che nasce soprattutto nell'America Latina, in contesti deprivati, poveri, dove appunto non c'erano tante risorse per sviluppare le comunità, se non le persone stesse che abitavano quelle comunità. E lì soprattutto in quei tempi il termine dell'animazione era un termine che andava molto di moda, oggi è un termine che viene più ricondotto all'animazione nel senso ludico ricreativo, nei villaggi vacanze o cose di questo tipo. All'epoca aveva una forte connotazione politico, sociale e culturale, cioè proprio nel un po' questa appunto questo approccio di stare nelle situazioni con le persone e cercare di capire un po', a partire da quelli che sono i problemi, le aspirazioni delle persone, che cosa è possibile costruire in situazione per migliorare un po' la qualità della vita dei contesti appunto dei privati. E quindi è una rivista che ha ormai 43 anni, fino al 1988 l'ha diretta appunto questo salesiano, che poi è diventato vecchio, si è ritirato nella collina torinese e ha consegnato la rivista al Gruppo Abele di Don Ciotti. Non so se conoscete il Gruppo Abele di Don Ciotti. Don Luigi Ciotti è un sacerdote che appunto ha fondato a Torino il Gruppo Abele nel 1965, e quindi è un'associazione che è nata sui temi della tossicodipendenza, un problema che all'epoca non era riconosciuto perché erano proprio i primissimi periodi. A Torino si aprì il primo centro antidroga d'Italia in via Verdi, l'aprì proprio il Gruppo Abele, e da allora il Gruppo Abele si è sviluppato secondo quella che è un po' la sua matrice, la sua caratteristica, il suo modo di approcciare i problemi, che ha un po' a che fare con l'animazione appunto sociale, nel senso che è un po' la prospettiva che è stata perseguita, l'ipotesi che è stata perseguita è stata quella, da un lato, di appunto partire con l'accoglienza delle persone in difficoltà, perché quando una persona porta un bisogno bisogna accoglierlo e dargli una risposta appunto di qualche tipo, ma allo stesso tempo è importante fare cultura sui problemi, e quindi non basta l'accoglienza, bisogna anche riuscire a modificare quelle che sono le rappresentazioni appunto collettive sul disagio, in modo da far sì che appunto il contesto non stigmatizzi chi vive storie di fatica. E quindi tutta l'importanza della cultura, dello studio, dell'approfondimento, e questo fa sì che appunto nell'88 il gruppo abbia deciso di assumere questa rivista, di prenderla e di portare avanti la storia di questa rivista, che è una rivista che si rivolge appunto agli operatori sociali. E quindi l'accoglienza, la cultura e poi il discorso anche della politica, nel senso che poi è importante agire anche sul creare le condizioni che possano permettere alle persone più in difficoltà di poter avere delle, appunto dei servizi, delle risposte da parte della società rispetto a quelli che sono i loro problemi, risposte non repressive, non brutali, perché appunto fino al 1975 chi era tossicodipendente veniva rinchiuso o in carcere o in manicomio, e quindi non era riconosciuto come un problema anche medico, psicologico, sociale. E quindi
il gruppo si fece promotore nel 75 di una legge che appunto consentì a chi era tossicodipendente di avere anche delle possibilità di cura terapeutiche e non risposte di quel tipo. E poi appunto dal 1993, dopo le stragi che colpirono Falcone e Borsellino, il gruppo Abele, in particolare Don Ciotti, diede vita a Libera, che è un'associazione di associazioni, un coordinamento di associazioni che va quindi a cercare di contrastare quello che è un po' il movente, l'origine di tutto il problema della tossicodipendenza, e che è appunto il narcotraffico e le organizzazioni mafiose che si arricchiscono appunto sulle spalle delle persone e introducono nel mercato queste sostanze. Per cui è un approccio molto, molto complesso ai problemi sociali. È un approccio che cerca di costruire nei contesti appunto delle prospettive di, appunto, di vita, di una vita appunto che sia degna di essere vissuta, una vita appunto secondo i principi, quelli che sono poi i principi della solidarietà, della giustizia sociale, eccetera. E quindi appunto ho fatto un po' questa premessa un po' per dire quella che è, e anche un po' lo spessore di questa parola, che oggi appunto, come dicevo, viene un po' più ricondotta in ambito ludico-ricreativo, ma che in realtà ha una storia che nasce appunto in contesti di deprivazione e cerca di capire appunto in quei contesti dove sembra che ci siano soltanto problemi, quali possono essere anche le risorse per poter far fronte ai problemi. E io lavoro appunto dalla rivista dal 1993, sono entrato come servizio civile come nel 93 e poi mi sono fermato lì perché appunto ho trovato in questa rivista, nell'approccio che questa rivista ha ai problemi, alle questioni della società, un approccio secondo me oggi utile e purtroppo minoritario, perché come sappiamo appunto tutto ciò che è sociale, tutto ciò che ha a che fare con le politiche sociali in questo momento è fatto oggetto di tagli, di disinvestimenti, e quindi non stiamo attraversando un grande periodo, però insomma anche il fatto che siamo qua in così tanti in questo luogo penso che sia il segno che insomma c'è tanta gente che ha tanta voglia ancora di scommettere sulla possibilità che insomma le cose possono anche essere diversamente da come sono oggi. Allora, mi sono presentata prima. Io sono un educatore professionale e un mediatore sistemico relazionale. Lavoro in Arci Ragazzi da 18 anni. E quello che voglio prendere da queste due giornate è cercare di avere ulteriori strumenti per poterli poi riutilizzare al meglio con gli utenti che seguiamo. Ciao a tutti, scusate la voce da trans, ma il raffreddore mi ha colpito in pieno. Io sono Valeria. E l'intera periferia, perché poi Taranto è una periferia in generale proprio, quindi tutto qua. Ciao, sono Antonio, lo stesso come Valentina sono disoccupato pure io, quindi cioè, vivo in questo quartiere, abito alle Case Bianche, ho un approccio con uno spazio sociale, si chiama il Comitato di Quartiere, che in bene e nel male è ancora lì, e quindi le cose come attività li fa.
Lo stesso discorso, sono qui per impartire un po' di cose dai docenti che sono venuti. È una cosa importante perché può sviluppare insieme, possiamo sviluppare insieme delle cose che servono per il nostro territorio, visto che tante associazioni sono tutte divise, non si capisce quando bisogna fare una cosa insieme. È importante questo. Ciao, io sono Carla, sono laureata al DAMS e mi occupo di teatro, comunque faccio animazione teatrale con i bambini prevalentemente. Ho deciso di partecipare a questo laboratorio perché mi sembrava un'opportunità interessante di crescita e di confronto, quindi con altre realtà, con singoli individui, oltre vabbè, il livello comunque dei formatori, cioè dei docenti, quindi mi è sembrato giusto poter vivere questa esperienza. Io sono Angela e faccio parte di un'associazione che si chiama Babele, che si occupa di migranti. Abbiamo gestito un centro SPRAR per alcuni anni a Grottaglie, poi ultimamente siamo senza lavoro, però ne troveremo altro. Mi interessava molto perché partecipare a questo corso, perché comunque mi interessa apprendere modalità e tecniche per animare i gruppi e per animare anche i territori, riuscire a stabilire relazioni nel territorio. Siccome sono anche una appassionata ambientalista, da giugno abbiamo avviato un progetto nella zona dove io abito, a Fragagnano. Abbiamo costituito una RAS, che vuol dire Rete Ambiente Solidale, perché abbiamo voluto cambiare punto di vista. Prima facevo parte dei comitati contro le discariche. Siccome non abbiamo ottenuto nessun risultato in 20 anni di lotta, abbiamo deciso di cambiare punto di vista. Valorizziamo quello che c'è di bello, quindi c'è un invaso nella nostra zona che sta diventando un luogo molto interessante dal punto di vista naturalistico. E abbiamo pensato, animiamo anche nei territori limitrofi, per cui questa cosa dell'animazione mi interessava molto, per far sì che il bello finisca per estendersi su tutto il resto. Cioè, non voglio più lottare contro una cosa brutta, ma decido di valorizzare una cosa bella che si possa estendere sul territorio. Ciao a tutti, io sono Donatella e sono qui oggi ovviamente interessata alle tematiche, ma sono il presidente dell'Arci di Crispiano, per cui promotrice insieme a Arci Ragazzi e Solimai di Taranto, di questo laboratorio dal basso. Io sono arrivata all'Arci che avevo pochissimi anni, ero adolescente, per cui sono cresciuta con il modo di fare, il modo di vedere dell'Arci Ragazzi, che penso qui un po' tutti conosciamo. E in questo periodo mi sto concentrando su un progetto di innovazione sociale, perché attraverso la Fondazione Paideia di Torino abbiamo portato qui a Crispiano un progetto di innovazione sociale appunto rivolto alle famiglie, per cui per portare avanti questo progetto insieme ad altri collaboratori anche qui presenti svolgeremo appunto l'affiancamento familiare, che è un servizio di prevenzione all'affido. In questo momento però essere qui è importante perché, come da sempre, sono cresciuta, sono stata vicino a situazioni di disagio, anche qui questa zona non la conosco perché non ci lavoro, però a Crispiano diciamo che siamo un punto di riferimento, e conoscere zone ancora più disagiate della mia penso che possa essere anche uno stimolo per far bene nel posto in cui opero. Buongiorno a tutti, io sono Loredana Marinelli, sono una promotrice e organizzatrice culturale, collaboro con l'European Median Center di Berlino. E questo è inerente, diciamo, al lavoro che vado a strutturare, collaboro con parecchie associazioni sia come promozione di eventi che come intavolazione di progetti e quindi quello che ne consegue.
il lavoro di gruppo è interessante, c'è sempre qualcosa da imparare, quello che verrà a seconda di quello che verrà fuori io ne scaturirò una risorsa o una proposta eventualmente, e grazie. Buongiorno a tutti, io sono Mariella Stallo, vengo da Crispiano. Premetto che non faccio parte di nessuna associazione. La mia presenza qui di oggi è rivolta proprio a capire, perché mi interessa far parte di un gruppo che di attivazione stimolata la promozione del territorio, proprio perché mi occupo, sono un'organizzatrice di eventi, in particolare del matrimonio, e mi interessa, cioè, capire meglio da vicino come poter valorizzare il mio territorio. Grazie. Io ho preso il posto, chiedo scusa. Mi chiamo Sor Luigina, mi trovo qui da 8 anni, quasi 9, in questo quartiere. Arrivata qui è un po' scioccata, sono rimasta un po' confusa, però ora ne sono innamorata, perché credo che sia un luogo dove si può dare tantissimo, e più ci si butta dentro più ci si rende conto quanto è importante dare la possibilità a queste persone di risollevarsi un po'. Sono felice che sia stata scelta anche la zona, non solo del quartiere ma soprattutto delle case bianche. E sono un po' segnate, no? Le case bianche è una cosa da non nominare, è meglio non dire mai che abiti alle case bianche, e sono felice di questo. Spero proprio che da questo corso possa anch'io trovare la possibilità di aiutare insieme ai nostri sacerdoti, che sono dedicati completamente a questa zona, e fanno di tutto per sollevare, inventano momenti aggregativi, sport. Anche se le risposte sono pochissime, però si butta sempre dentro. Io ringrazio per questo corso e per questa scelta, e spero di riuscire a comprendere ancora di più. Buongiorno, mi chiamo Luisa e vengo da Martina Franca, dove sono in una casa famiglia che dirigo da 10 anni. E mi interessano queste giornate perché sono delle tematiche molto interessanti. Buongiorno, sono Grazia, sono un educatore professionale, da qualche tempo collaboro con una fondazione di Martina Franca che si occupa di affido familiare. Opero in delle case famiglie con minori in difficoltà e famiglie affidatarie. E da questo corso mi aspetto maggiori competenze e nuove metodologie operative di animazione sociale. Salve a tutti, sono Carmen, sono una dottoressa in lettere, nonché operatrice psicopedagogica. Lavoro con i bambini e mi occupo principalmente di attività di screening per quanto riguarda gli disturbi d'apprendimento. Quindi lavoro con i bambini di diverse fasce d'età, e da questo corso spero di ottenere informazioni riguardo a tematiche che non ho mai affrontato, per poi poterle impegnare con i diversi gruppi. Ciao, sono Maria e ho studiato per fare l'assistente sociale, però sono a casa anch'io da un po' di tempo. E sono felice di partecipare a questo gruppo perché la mia intenzione era quella di arricchire innanzitutto la mia esperienza professionale e poi partecipare a avere un'esperienza di socializzazione dotata di senso, dico io. E quindi ringrazio veramente gli organizzatori per questa bellissima opportunità. Risorse da portare, oddio, il territorio, questo, in particolare questo quartiere non lo conosco, però insomma posso dire, amando moltissimo i libri e leggendo praticamente da sempre, vorrei portare la mia capacità riflessiva e la mia sensibilità insomma agli altri. Grazie. Ciao, sono Alessandra, sono un'educatrice dell'Arci Ragazzi Taranto e collaboro con Solimai. Ho collaborato anche per l'organizzazione di questo corso e ritengo che l'argomento trattato, come si evince dalla professione che faccio, sia molto affascinante e molto interessante. Poi ritengo tra l'altro che lo scambio e il confronto sia uno dei modi migliori per apprendere. E quindi questo laboratorio è proprio indicato.
Mi chiamo Lucia e sono un'educatrice dell'Arci Ragazzi e lavoro anche presso l'IMAI. Io ho avuto la fortuna e la possibilità di lavorare qui, proprio qui in ludoteca, quindi è stata un'esperienza positiva per tanti versi, un arricchimento a livello personale e oltre che professionale. Trovo che questo corso sia interessante e che mi possa dare la possibilità comunque di una crescita personale. Sono Aldo, mi occupo di sviluppo di comunità, terzo settore, sono un esperto di comunicazione sociale. Sono Franca, sono una sociopedagogista che da anni si occupa di politiche giovanili nell'ente provincia Taranto. Sono molto interessata alle varie tematiche sociali e sono qui per acquisire nuove competenze metodologiche per trasferire le buone pratiche sia in ambito istituzionale, quindi pubblico e privato. E le risorse disponibili sono la tenacia e la mia flessibilità. Buongiorno a tutti, sono Catiuscia, sono un'educatrice professionale dell'Arci Ragazzi da 17 anni e vicepresidente di Solimai. Ho avuto la fortuna, grazie all'Arci Ragazzi, di lavorare proprio in questo quartiere per 4 anni, nella ludoteca che abbiamo gestito qui come Arci Ragazzi. Come diceva Suor Luigina, si entra in questo quartiere e ci si innamora di questo quartiere, tanto da non volersene andare più. E sono qui oggi perché ci abbiamo creduto tanto come gruppo, perché crediamo che formare e dare possibilità di formazione anche ad altri utenti sia il modo migliore di allargare proprio la propria professionalità. Buongiorno, io sono Adamele, presidente dell'Arci Ragazzi Taranto. Sono qui perché mi viene da dire non riesco a stare altrove, nel senso che io ho cominciato a lavorare qui in questo quartiere nel lontano 1980, quando l'Arci Ragazzi ancora non esisteva, lavoravo in una compagnia teatrale per bambini e per la prima volta mi portarono qui per gestire un laboratorio di animazione teatrale. Di là poi ho lavorato nell'84 sempre qui a Paolo VI, presso la scuola per conto di un centro di riabilitazione e poi nel corso degli anni successivi con l'Arci Ragazzi siamo riusciti a gestire dei laboratori, però sempre molto saltuari, e ogni volta che si chiudeva un laboratorio c'era sempre il desiderio di ritornare, finché poi siamo riusciti a prendere la gestione della ludoteca comunale proprio qui in questi locali, ed è stata un'esperienza bellissima che ci ha arricchito per 4 anni. Dolorosissimo il momento in cui questa esperienza si concluse. Perché noi continuiamo ad essere in contatto con i bambini, con le famiglie che ci aspettano, e quindi nel momento in cui si è concluso quell'esperienza abbiamo deciso di concentrare tutte le nostre energie per dare continuità a questo nostro impegno all'interno di questo quartiere, perché vogliamo fare qualcosa, perché vogliamo fare in modo che questo nostro impegno non rimanga così nel vuoto, ma che possa avere una continuità, perché vogliamo fare qualcosa per attivare questo quartiere. Grazie. Io sono Veronica, un'operatrice dell'Arci Ragazzi e adesso una collaboratrice di Solimai. Anch'io ho operato all'interno di questa ludoteca. Spesso si dice che gli educatori sono abituati un po' ai distacchi, abituati al cambiamento, perché devono adattarsi alle nuove situazioni. Io sono molto giovane, quindi ho vissuto meno le esperienze rispetto ad altre mie colleghe e amiche, quindi
ho vissuto un po' con loro questa esperienza all'interno di questa ludoteca. Questo laboratorio è molto bello perché a me personalmente dà la possibilità di conoscere voi, altri operatori e altre persone diverse da quello che magari conosco io, vedere altra gente che lavora in altre situazioni, non lavora in altre situazioni, però cerca comunque di portare avanti quello che gli piace fare. Perché al di là dell'aspetto economico, al di là delle retribuzioni piccole, grandi, inesistenti, la cosa bella è comunque fare ciò che gli piace fare, al di là poi di tutto. Quindi conoscere questo quartiere e dare qualcosa a loro sarà sicuramente bello, come da noi. Ciao a tutti, sono Serena, sono anch'io un'educatrice, siamo una squadra dell'Arciragazzi, socia anche di Solimai, quindi sentiamo particolarmente forte la tematica. Lavorando con i bambini cerchiamo sempre di andare al di là degli aspetti ludici, cerchiamo sicuramente di educarli, ma soprattutto di lasciare loro un qualcosa. Crediamo fortemente che anche coloro che vivono in zone meno in luce possano regalarci, anzi ci regalano tanto, e quindi cerchiamo di valorizzarli e valorizzarci. Ciao, sono Alessandra, sono un'educatrice professionale, lavoro per Arciragazzi Taranto anch'io e collaboro con Solimai. E da questo corso e da questi incontri mi aspetto di accrescere le mie competenze sia a livello personale che anche professionale. Ha detto che se c'è un altro microfono, sì, così la voce. Sì, così lo posso gira, tengo io. No, vabbè, ma tanto purtroppo. Tanto l'importante è che si sente qua. Cioè no, dicevo che mi sembra appunto che nella presentazione, come dicevo prima, diventa importante fare uno sforzo di precisazione di quali sono le risorse di cui noi dotiamo, perché molto spesso. Appunto quando si fanno questi progetti qua, molte volte rischiano di non decollare perché non c'è un'analisi in questo senso molto approfondita delle dotazioni che noi possediamo, no? E quindi in un certo senso si perseguono delle idealità, dei desideri che poi nel momento in cui poi bisogna contarsi o contare poi dopo. E questo molto spesso è fonte poi di, magari, di se nella fase iniziale si ha la motivazione, l'entusiasmo, la passione, però poi dopodiché questi sono progetti dove la quotidianità è una quotidianità molto dura e molto. E quindi se, nella mia esperienza un punto cruciale per poi progettare qualsiasi intervento sociale e di visualizzare anche in maniera alcune volte magari un po' anche depressiva, di capire quali sono le risorse che abbiamo a disposizione. In questo caso, le risorse di cui noi siamo possiamo in questo momento dotarci, se siamo noi con la nostra storia, con le nostre competenze. Allora, partendo da questo presupposto che l'avvio di un progetto sociale, vedevo anche il titolo di questo di tutto questo progetto, Rigenerazione Urbana, a partire dalle persone, e quindi in questo senso le persone siamo noi. Allora,
Tornerei indietro nella presentazione e chiedendo a ciascuno di voi di fare uno sforzo maggiore di alcuni di voi, beh, mi sembra che una risorsa che in questo momento ma non è che dobbiamo fare un'interrogatoria, ma giusto per mi sembra che ci sia, voglio dire, una diciamo uno capitale di sociale che possediamo, per usare un termine molto di moda, e le motivazioni che ciascuno, l'interesse che ciascuno di voi qui ha sul diciamo lavorare nel sociale, lavorare nel territorio, l'interesse ad affrontare problematiche sociali, quindi questo mi sembra un motivo che ci accomuna in questo momento qua. Però bisognerebbe, oppure un altro, mi sembra che ci sono alcuni che, di voi che conoscono il territorio, allora questo di fatto è già un altro, una risorsa che possediamo, cioè che non, un conto sarebbe se tutti noi qui fossimo all'oscuro del contesto in cui siamo e invece abbiamo alcuni che conoscono bene il territorio, questa è una risorsa, no? Piuttosto che partire da zero, partiamo da un capitale di conoscenze. Poi alcuni parlavano di risorse riflessive, di tenacia, che questa è un'altra risorsa. Però chiederei se voi, certamente, come dicevo prima, essendo questo un laboratorio attivo, bisogna quindi mettersi immediatamente in gioco, di dire un po' di più che cosa uno sa fare, cioè che cosa uno può mettere in campo qua, no? Perché facciamo un esempio, e quindi dobbiamo dircelo, perché se no la progettazione su cosa la facciamo, cioè non, su quello che penso io, ma vabbè, io so fare delle cose e non ne so fare delle altre, sono competente in una cosa piuttosto che un'altra. Quindi chiederei se fosse possibile dire anche, partendo dalle proprie esperienze, che cosa uno praticamente sa fare, cioè che cosa uno sa fare teatro, uno sa fare allestire eventi, ma dei matrimoni, beh, però voglio dire, ce lo diciamo. Funziona, sì. Allora, così io mi adesso può, e un pennarello c'è. Che casino faccio? Così le scrivo in questo momento anche sul cartellone. Come cacchio funziona? Vabbè. Cioè, sì, perché davanti pure che si rompe. Ok. Allora, proviamo un po', adesso facciamo ruota libera, non facciamo un giro sistematico, perché sennò uno... Allora, mi sembra, dicevo, che una risorsa che possediamo è la conoscenza del territorio. E qui, diciamo, abbiamo, in questo caso, lui ha detto che abita qua, no? Com'è che si chiama? Lei, suo nome? Tony abita qua, quindi lo conosce, quindi abbiamo in questo senso. Qui, bilancio delle risorse. Quello che dicevo, dal punto di vista metodologico, è un punto spesso sottovalutato, nel senso che è chiaro che quando si progetta, la progettazione ha a che fare con una dimensione di idealità, di desideri, però noi dobbiamo in questo momento tenere insieme i desideri con le risorse, perché soltanto con i desideri, come dicevo prima, si funziona all'inizio, ma poi dopo, quando cominciamo ad avere le criticità, i problemi, a quel punto conta quello che abbiamo poi concretamente. Un bilancio di risorse è una fase anche un po' depressiva dal punto di vista progettuale, però bisogna in qualche modo affrontarlo, perché sennò io non posso aiutarvi, cioè se non so che cosa noi... quali sono le dotazioni, diventa una progettazione in astratto, cioè non... Quindi innanzitutto Tony conosce il territorio, e quindi questo per noi è una risorsa, perché se no altri, lei, che è il suo nome?
Ada ha avuto, quindi in questa esperienza... Sì, diciamo, però abbiamo due conoscenze diverse, perché lui è un abitante di questo territorio, lei non è un abitante, se ho capito bene, ma ha fatto più una conoscenza dal punto di vista del, diciamo, di uno straniero che viene all'interno del territorio, che comunque sono punti di vista completamente diversi. Poi c'era Suor Liugina. Che anche lei, lei invece abita qua, quindi in questo senso è abitante del territorio. E quindi qui abbiamo, diciamo, poi ce ne sono altre, sono importanti. Poi proviamo a vedere quali possono essere altre risorse qui che uno sente di poter portare. No, ma ruota, cioè ognuno lo dice, non è che dobbiamo fare un giro... Allora, sì. Facciamo il giro così. Allora, io come dicevo prima mi occupo di progettazione, proprio progettazione comunitaria, quindi scrivo progetti per scrivere, ok, fondi europei. Scrivere progetti. Lei come mai salta? Salto perché è una nuova esperienza, per cui egoisticamente parlando dovrei solamente apprendere il metodo. È la prima volta che entro in certe situazioni. Ma cosa fa lei nel... Uno dei tanti disoccupati che è a Taranto. Ma abita qua o...? No, abito a Crispiano, però sono sempre a Taranto in pratica. Quindi conosce il territorio, diciamo, più della città, che è una risorsa, non è che, diciamo... Quindi conoscenza del contesto urbano. Dell'altro quartiere, dall'altra parte di Taranto, con esattezza. Urbano, della città. L'altro quartiere che solitamente non si nomina mai, manco quello. La Salinella, quella dove ci stanno le case bianche. Va bene. Mi chiamo Angelo. Sempre case bianche. Spiegare... Io le mie risorse. Lei gestisce, diceva prima, che no, io non è che gestisco, cioè, fa parte... È nato lì alle Case Bianche uno spazio ricavato dagli scantinati abbandonati, da rifiuti buttati lì, o punti di cose occulte, più che altro. Ma alcune persone, compreso me, abbiamo deciso di prenderci questi scantinati, di creare uno spazio sociale dove c'è un laboratorio di una persona che oggi non c'è, ma deve venire più tardi, credo, che ci fa del laboratorio sul riciclaggio della plastica. Io come me, come non sono un operatore sociale, mi piace stare con la gente, la creatività insieme, perché per me vale sempre un'espressione, a parte individuale, è una cosa collettiva che crea di più la trasformazione delle cose, che poi individualmente uno ha una sua crescita. Quindi io l'ho visto come una crescita facendo parte di questo spazio, e in modi di cui ho operato, diciamo, è il costruire il carnevale con i bambini e portare avanti delle cose diverse su altri aspetti, quando riguarda il degrado che c'è nel nostro quartiere, mi dedico più su quelle cose lì. Ok, quindi qui ho scritto animazione sociale di uno spazio, che è una risorsa molto importante, una capacità, una risorsa molto importante. Vabbè, io come ho detto mi occupo di teatro, cioè seguo, mi continuo sempre a formare attraverso laboratori sia di teatro, di prosa, ma anche di teatro danza, quindi il linguaggio del corpo e del gesto. Vabbè, prima non l'ho detto, ma ho avuto anche un'esperienza in questo quartiere, perché ho svolto il servizio civile presso la scuola media Ungaretti, che è qui nel quartiere Paolo VI, quindi comunque ho avuto la possibilità di conoscere gente del quartiere con alcune mamme di questa zona sono ancora in contatto. Ok, allora, conoscete il territorio?
territorio. Allora, com'è il suo nome? Carla. Carla. Quindi lei conosce anche lei come straniera. Qui Carla, invece, mi sono dimenticato di scrivere il suo nome, invece? Tony. Tony, l'ho già scritto. Tony, quindi Tony. Qua. E invece lei come si chiama? Angelo. Angelo. L'ho dimenticato. Invece lei? Valentina. Ok. Io come lavoro ho fatto l'operatore legale all'interno dell'associazione, per cui so affianco i migranti nelle questioni amministrative presso la questura, ho questa competenza, pur non essendo un legale, però ho fatto l'operatore legale, ho coordinato il progetto a cui, insomma, del mio lavoro, ero il coordinatore del gruppo, ho buone capacità, siccome questo tipo di lavoro mi ha costretto ad entrare in relazione con diversi enti istituzionali, mi sforzo di avere buone relazioni con le istituzioni, non sempre vanno a buon fine, a volte ci sono anche delle rotture, poi si riprova a ritessere. Ma io ho sempre fatto... Come il suo nome, scusi? Angela. Ho fatto sempre animazione con i bambini e quello che probabilmente mi si riconosce da tempo, il fatto che riesco probabilmente a essere un ponte tra i gruppi e le famiglie, quindi probabilmente riesco ad ascoltare la gente, forse. Ok, il suo nome? Quindi per Angela ho scritto garante legale, coordinamento, relazioni con le istituzioni. E a Donatello ho scritto animazione ai bambini, ponte, gruppi con le famiglie, ascolto. Sì. Prima devo pensare quello che... Come? No, ha detto il microfono, ho detto prima devo pensare quello che devo dire, poi magari lo userò, no? Sto riflettendo. Perché il pensiero non viene col microfono. Io questa è una caratteristica che sta venendo fuori da poco. Riesco intuitivamente, diciamo, perché lavoro anche da tanto con l'intelligenza intuitiva e adesso sta venendo fuori finalmente forse questo lavoro, a creare il collante fra una situazione e un'altra, che può essere una situazione che può essere una richiesta e può essere un'offerta, sia in campo, diciamo, di eventi, di organizzazione, ma anche intuitivamente prima ho sentito il bisogno di andare vicino ad Ada per tenergli la tensione o per aiutarla, visto che stava in quel momento di sfogo, a sfogare quella tensione. Quindi, diciamo, riesco a coadiuvare l'energia, è un po' difficile da spiegare, soprattutto per chi non è del campo. Quindi a risollevarle nel momento in cui sono basse e il contrario ecco, è più facile da fare che da dire, la verità, e a centrarle anche nel momento in cui c'è bisogno di centrarle. Quindi ho scritto organizzazioni, eventi, facilitatore, attivatore di energie. Il suo nome? Loredana. Ok, allora io mi riconosco, quello che posso dare di mio, vabbè, oltre all'esperienza che ho fatto con i bambini Maria Franca, è quella, una buona capacità di gestire lo stress in situazioni difficili e soprattutto la calma che riesco a conservare anche in situazioni difficili, quindi credo di portarla anche in quartieri così difficili come questo. Io l'ho conosciuto attraverso la gestione della ludoteca. Io creo lavoro perché creo stress.
e quindi creo lavoro per chi poi ha bisogno di andare da uno studio a farselo passare. E sono a causa dello stress di tutte queste persone qui dentro. No, in realtà mi occupo di innovazione sociale e come progettista di fasi, progetti sperimentali. Come è già il suo nome? Aldo. Aldo, quindi lo mettiamo a scrivere progetti, progettare. Sì, non soltanto, in realtà parto come giornalista, sarei un comunicatore e poi nel sociale, quindi questa è l'esperienza che poi mi ha portato a diventare anche un quindi comunicazione bravo sociale. Ok, coordino gruppi, gestisco eventi, invento mondi. Coordinamento c'era già qua, Aldo. Sono Luigina, come dicevo prima, il mio compito è soprattutto accogliere le persone, capire le necessità, ma in modo particolare animare nell'oratorio, dai più piccoli ai più grandi. Facciamo animazione in collaborazione con i don, momenti di formazione facciamo insieme, ma soprattutto giocare, divertirsi. Ok. Io sono Mariella, come accennavo prima, appunto mi occupo dell'organizzazione di un evento, in particolare l'organizzazione del matrimonio. La mia in generale, wedding. Quindi il mio apporto sarebbe magari quello, proprio in questa organizzazione, suddividere le fasi dell'organizzazione per poi raggiungere il traguardo, cioè l'obiettivo. Quindi penso di inquadrarmi nella differenza delle varie fasi organizzative. Quindi organizzazione. Organizzazione. Com'è il suo nome, scusi? Marielena. Va bene, possiamo andare avanti. L'esperienza che faccio in casa famiglia, quindi posso portare l'accoglienza dei ragazzi e la pazienza soprattutto e tutta la famiglia. Suo nome? Io faccio laboratorio, cioè laboratorio, faccio anche dei bracciali, posso, cioè questo laboratorio. Laboratori, manualità mettiamo. Qual è il suo nome? Luisa. Allora, mentre io non conosco questo quartiere, però conosco il mio territorio e mi occupo anche di animazione ludico-ricreativa con minori. Mi piace soprattutto occuparmi della parte creativa, quindi anche io di laboratori di creatività, di decoupage, eccetera. Niente. Suo nome? Grazia. Grazia, ok. Cioè un po' più veloce così. Sì, io credo che uno degli elementi fondamentali affinché un laboratorio oppure un progetto lasci il segno o comunque diventi qualcosa di più importante, credo sia proprio la sensibilizzazione. Altrimenti... Sensibilizzazione. Vi direi di andare un po' più veloce perché così facciamo un piccolo intervallo e poi riprendiamo. Dite velocemente un po', perché ormai ci sono già quasi tutte le categorie. Allora, Maria, capacità di ascolto, analisi e elaborazione testi. Maria e ok, poi? Alessandra, vabbè, come penso tutti quelli che sono qui oggi, proprio perché siamo qui, sicurezza no, però... La fiducia nel poter far qualcosa, il credere di poter far qualcosa, poi comunque l'ascolto. Io personalmente penso di avere molto autocontrollo,
anche pazienza, vabbè, eccetera. Com'è il suo nome? Alessandra. Alessandra. Ok. Allora, condivido quello che ha detto lei sicuramente della pazienza. L'autocontrollo io un po' meno, però... Allora, per quello che riguarda le competenze personali, a livello di educatore posso offrire quello che ho, però io penso che poi ci deve essere una capacità innata nel rapportarsi con i bambini che prescinde dalla competenza professionale, e penso di averla. Va bene. Senza presunzione. Suo nome, scusi? Lucia. Lucia, lo ascolto. Prego. Allora, io sono Franca, sono esperta in progettazione, organizzazioni, eventi, convegni, poi in diritto amministrativo sindacale, coordinamento gruppi. Franca si chiama? Franca. Ok. Poi anche ho esperienza in materia di disabilità. Ok. Prego. Catiuscia, allora, sono un'educatrice, quindi capacità educative, ma nasco come animatrice per bambini, quindi mi ritengo e mi riconoscono questa capacità di animare. Personalmente ho la capacità di sorridere davanti a qualsiasi situazione, quindi chiamiamola come si vuole resilienza, ma io dico capacità di mettere una pezza e andare avanti. Ho fatto teatro anche io con i bambini. Come, scusi, Catiuscia. Allora, vada, io intanto scrivo. Sì, conosco il quartiere, Catiuscia con la K. Con la K. Conosco il quartiere sia per lavoro sia perché ho parenti che ci abitano. Ok. Bene. Più? Niente più. E vabbè, anche i laboratori, perché mi piace molto creare e costruire. Ok. Allora, teatro. Ok, com'è già il suo nome? Ada, vabbè, già scritto. Poi coordinamento. Ahimè. Ok. Organizzazione eventi. Non parlo di matrimoni, semmai separazioni. Se vuoi devo trovare. Relazione con le istituzioni. Sì. Al numero 6 si è andata la. Ci ho già scritto. Ah, era già scritto. Ah, già, perché sta in coordinamento. E creatività. Creatività sia nelle attività, ma okay, anche nella progettazione. Va bene. È ordinatissima, precisissima. Punto 7, animazione bambini. Mio. Com'è il suo nome? Veronica. Punto 7. No, perché devi fare il punto 7, poi? Organizzazione, no? Gli altri due pensano intanto i numeri. Allora io. Ah sì, ok. Prego. Allora io 7. Com'è il suo nome? Prendo un 7, Serena. Serena. Poi prendo. Nome e capacità. Il 9, capacità gestire stress. Sì, anche quello. Serena, prendo il 4. Il numero 4. Ok. Va bene così. Ok. Io ho il 7. Com'è il suo nome? Alessandra. Quindi animazione bambini è quello più gettonato. Sì. E anche il 9.9. Allora, adesso poi ci fermiamo. Adesso non so gli orari quali sono, tra l'altro. Alle 13 dovremmo finire. Alle 13. No, no, per fare la pausa pranzo. Per le 13. Come?
Sì, allunghiamo un po'. Ok, allora adesso facciamo le 13:30, così stiamo. Facciamo la pausa adesso.